Allora, togliamoci gli anelli. Questa è una cosa tutta pettinata. Tolto gli anelli. Cioè, guarda. Senza che mi cadano, non voglio fare l'autofocus. Ok, via gli anelli. Abbiamo tutto. Registrazione, scatola, certificato di garanzia, liquido, un po' di... Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. Ma soprattutto lui. No, no. Ciao a tutti ragazzi e bentornati e bentrovati in questa nuova video recensione sul canale di Matti Vape. Oggi siamo pettinati, non è vero, abbiamo il cappello che ci indica già di cosa andiamo a parlare, ma siamo senza anelli perché quello di cui andiamo a parlare necessita di un pochettino di delicatesse, un po' di finesse. E quindi questo. Sono molto orgoglioso di presentare il secondo tubo meccanico che entra a far parte ufficialmente della mia collezione e ringrazio fortemente Riccardo che ha deciso di farmi entrare a far parte di questo mondo per la seconda volta. E andiamo a parlare dello Shafir Evo 2 di Iron Steam, proprio come leggete qui. Iron Steam made in Italy. Io uso questo già che ci siamo. Iron Steam da sempre marchio di assoluta qualità. Ha prodotto meno di 400 tubi nell'arco di 4 anni, 3, 4 anni, 5 anni che ha aperto questo sogno, questo piccolo sogno, perché lo fa veramente con passione. Vede la mia recensione sullo Scanda e decide di contattarmi. Ci eravamo già conosciuti a Forlì. Decide però di contattarmi per organizzare una recensione di un suo lavoro, di una sua creazione. Shafir mi piace, mi affascina subito, subito, subito e mi manda il suo, però il suo, quello di Riccardo, non era serializzato e quindi non potevamo fare la recensione, non era giusto. E allora è arrivato il mio. Eh sì ragazzi, oggi ho portato anche la confezione perché è proprio tanto tanto carina. Partiamo da mettere a fuoco se ce la facciamo. Eccolo qua, seriale numero 15. Sì signori, numero 15. Questa volta non è l'1, ma è il numero 15. Aprendo, vediamo immediatamente certificato di garanzia. Molto carino, scritto e firmato da Riccardo. Bello, mi piace come idea. Infatti questo qua lo metto dentro la confezione in maniera che non si rovini. Dopodiché troviamo il tubo smontato all'interno della scatola con questa apertura fighissima. E qua dietro Iron Steam Mod, certificato di autenticità. Tutti i prodotti Iron Steam sono stati progettati e realizzati in Italia. Troviamo questa bellissima scritta con i loghi di Facebook e di Instagram per andare a cercarli. Dopodiché io prendo una batteria, magari con una bella scarica, sarebbe l'idea. Vado a prendere l'atomizzatore. Come atomizzatore utilizzerò un Gun 1,5, però la cosa bella è che insieme al tubo viene dato anche il cap. Cap molto molto bello con il logo di Iron Steam e tanta roba questo cap, tanta tanta roba. Vado a montare per un ghigno mio, uno schizzo mio più che altro, l'atomizzatore prima di mettere il tubo, ma volevo farvi vedere le finiture. Finiture che qua davanti troviamo Iron Steam, il numero di serie 15. E tutta la finitura della sleeve esterna, che è qualcosa di speciale, è veramente molto molto bello. In più è totalmente personalizzabile perché si può cambiare la sleeve esterna, per l'appunto la si toglie e la si cambia con le altre che ci sono in vendita di Iron Steam. Questa secondo me è una cosa molto molto carina e intelligente, perché in questo modo chiunque con un tubo qualche soldino in più può personalizzarsi il tubo in maniera che non sia mai uguale, cioè uno volendo può cambiare il tubo tutti i giorni. Questa è una cosa molto molto bella a mio punto di vista. Poi a me fanno impazzire tutte le finiture che ci sono dietro al tubo,
che sono veramente straordinarie. Le filettature si vedono poco, ma sono al limite della perfezione. Cioè, filettature così era tanto che non le vedevo. Seriale 15, io adesso direi che vi mostro il tasto. Tasto, appena me lo metto a fuoco. Dai, ok. Tasto stile margherita. Non lo smonto perché poi ho paura di non rimontarlo bene. Però ha questa rondellina straordinaria che va regolata in base alla battuta della batteria. Poi vedete, premi il bottone, sale il pin che si pulisce con un pochettino di gomma bianca, quella gomma per cancellare la matita quando diventa nero, e ci si va dietro con un pochettino di alcol. Basta. Tasto morbido, non è né troppo duro né troppo morbido, è giusto secondo me. Mi ci sto trovando molto bene. Mi sta piacendo veramente tanto e non ho paura nel dire che è un signor tubo. Dimensione da 24, quindi alloggia atomizzatori da 24 senza problemi, ripeto. Vado a mettere la batteria col positivo verso il basso, chiudo, batteria completamente carica, direi che reattivo è reattivo. Premo. Quindi la fortuna che sia reattivo ce l'ha. No, non è una fortuna, è studiato per essere reattivo. Io devo svapare, sto parlando da quasi 10 minuti. Devo svapare. Wow, ha una bellissima svapata. Il cap, secondo me, lo rende anche molto aromatico. Cioè, ci sta come aromatismo, come idea. Ci sta un po' per tutto. Non sono sicuramente, come dissi per l'altra recensione delle meccaniche, l'uomo migliore per dire se fa archi voltaici e cazzate varie. Non sono un ingegnere elettronico e non me ne rendo conto, non potrei neanche dire sì o no. Però mi rendo conto che spinge, ha bisogno, necessita di resistenze molto basse. Io qua ho montato delle resistenze che sono delle, adesso ve lo dico, cioè sono preparatissimo, ho tutto, sono delle match fused nickel chrome 80 build create per Competition Cloud su mod meccanica, reattive e vaporose, offrono un gusto pieno e rotondo, il loro spessore dovuto ai 4 core al suo interno che ampliano la superficie di contatto con il cotone. I materiali utilizzati sono nickel 80 e acciaio inossidabile 316L. Vengono girate 4 spire su punta da 3 mm, valore resistivo finale in dual coil 0,9, 0,10, cioè punto 1, insomma, come escursione massima a regime. Questo è per quanto riguarda le coil. Per quanto riguarda invece il materiale del tubo, mi sono scritto anche questo perché sennò poi non gli dico giusto le cose, non mi va bene. È una mod tutta in ottone alimentare, placcata in oro giallo e rodio nero. Il pin invece è in argento 999 e il tasto è a magnete, cioè all'interno la funzione del magnete. Il prodotto va pulito solo con acqua tiepida, quindi quando vogliamo pulire il tubo si pulisce semplicemente con acqua tiepida, e il suo panno, questo qua, ok, che c'è all'interno del packaging, o comunque un panno morbido che non graffi, quindi un panno a V o il Nembo. Niente saponi, 00. Questa è importante come cosa, perché niente saponi a noi ci serve, perché noi purtroppo abbiamo il vizio di pensare di lavare tutto quanto con il sapone e via dicendo. Loro consigliano di non lavare con il sapone perché può essere troppo aggressivo, troppo acido e andare a rovinare tutto il lavoro fatto sulla coil, sul tubo. Io veramente mi trovo in difficoltà a dire qualcosa perché ho provato molto, molto a lungo quello di Riccardo. Poi mi è arrivato il mio e sono venuto subito a registrare la recensione perché
reputo che non avesse avuto altro bisogno, che non avesse avuto bisogno di altro, di altre cose per tirare le somme. Allora, è sicuramente un tubo da collezione, non è un tubo che puoi portare in giro tutti i giorni, tutte le sere, per quanto lo puoi fare, però è un tubicino che va trattato con amore. Io infatti non ce l'ho qua, ce l'ho di là, c'ho un sacchettino dove ho messo all'interno il tubo per trasportarlo in questa giornata che sono stato in giro col tubo, l'ho usato e wow! È un signor tubo, ragazzi, è un signor tubo. È proprio carino, ha una bella idea, studiato bene nei dettagli, le filettature sono fatte benissimo, gli engraving pure, va trattato con delicatezza, è reattivo perché l'abbiamo visto, lo riguardiamo. Mi pare che spinga, non mi pare che si tiri indietro, si esime dall'idea di spingere e secondo me ne vale la pena. Più che secondo me ne vale la pena. È un prodotto per persone che lo sanno apprezzare. Non è un prodotto per chi è alle prime armi, non è un prodotto per chi non ama svapare tanto con i tubi, è un prodotto atto proprio a un pubblico maturo, a un pubblico che apprezza, che sente la qualità dei materiali, perché la qualità dei materiali, ragazzi, è assurda. Cioè, Riccardo queste cose qua le fa a mano di notte, lavora tanto di notte perché c'ha il suo lavoro e fa questi gioiellini tutti al tornio, fatti con una cura assurda, la cura con il quale è arrivato comunque nella scatola, aveva 3 sacchetti di plastica che lo chiudevano, il cap viene messo in un sacchettino a parte. È studiato bene, è un signor tubo, vale quello che è il suo valore, è elegante, ci sta sia se esci una sera che vuoi essere vestito elegante, sia per i tipi un po' più swing, sportivi, secondo me ci sta, è riduttivo perché è un gioiello, ragazzi, è un gioiello. Il fatto stesso che viene completamente fatto a mano lo rende unico nel suo genere. Sono sicuro che verranno fatti in maniera simile l'uno all'altro, però il tubo deve essere una cosa molto personale e questo qui è veramente personale. Questo qui ti lascia la tranquillità di avere un qualcosa di tuo e solo tuo. È veramente molto molto bello, a parere mio. Che dire, ragazzi, io penso di aver detto tutto. Ho un tubo bellissimo tra le mani, fa parte di una collezione mia, non penso che me ne separerò mai. Mi sto ricredendo giorno per giorno sempre di più sulle mod meccaniche, anche se continuo a dire che per lo svapo quotidiano non bisogna affidarsi a queste cose qua, ma ad altro. Questo ci sta nella serata, quando sei sul divano tranquillo, ci sta se sei fuori con gli amici, ci sta una cena per svagarti, ma lo svapo quotidiano ci sta pure, non è che non ci sta, è che la vedo in un altro modo, però questo qui, ragazzi, io personalmente mi sento di dargli un 10 lode, pieno, 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 ma proprio senza paura, perché comunque viene fatto anche il cap, che è incorredato con il tubo, c'ha le sleeve che le puoi cambiare, puoi prendere altri cap che si abbinino col tubo, con le sleeve, wow, molto molto wow, secondo me, la parola giusta è wow, non credo di dover dire altro, non penso di essermi dimenticato di dire altro. È un gioiello, ragazzi, è un gioiello, è proprio per veri intenditori. Iron Steam, tanta roba, ho visto che è uscito con altri gioiellini, altri cioccolatini impreziositi molto simpatici. Andate a cercare Iron Steam su Facebook ed Instagram, iscrivetevi alle loro pagine, perché no, iscrivetevi anche alle mie, Matti Vape su Instagram e Facebook. Penso di aver detto tutto, vi invito, se vi fa piacere, a lasciare un like, condividere il video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche di questo fucking canale. Ho detto tutto? Penso di sì, quindi svapo e ciao. Ah!